Come li ha scelti i protagonisti? Isabelle Carré, c'est le deuxième film que je fais avec elle. J'avais fait il y a 4 ans pour la télévision un film qui s'appelait Maman est folle. Et j'ai vraiment écrit le scénario pour elle, en pensant à elle et en m'inspirant d'elle. Elle est très proche du personnage. C'est un paradoxe souvent, mais vous découvrez que les comédiens sont de grands émotifs. C'est souvent pour ça aussi qu'ils ont choisi à l'adolescence justement d'être acteurs, quoi. Se cacher derrière le personnage, avoir un texte à dire. Mais dans la vie, si j'ose dire, ils sont souvent démunis. Con Isabelle Carré avevo già lavorato 4 anni fa, l'avevo già diretta in un film per la televisione che si intitolava Mamma è folle, e quindi il personaggio è stato scritto proprio per lei, pensando a lei e ispirandomi moltissimo a lei, anche perché lei nella vita reale è molto vicina, è molto simile al personaggio di Angelique. In effetti può sembrare strano vedere appunto un'attrice come lei, eppure anche lei ha molte di queste paure, e come forse tutti voi sapete, molti attori, anche attori famosi importanti, sono in fondo dei grandi emotivi, ed è per questo che sin dall'adolescenza hanno capito che il loro mestiere sarebbe stato quello dell'attore, proprio perché possono nascondersi dietro un personaggio, hanno un testo scritto da recitare, e sicuramente questo le aiuta. Quindi lei è molto molto vicina al personaggio, e il personaggio è stato scritto proprio su misura per lei. Elle m'a donné des idées, des choses qui viennent d'elle. Par exemple, le fait de chanter une chanson, c'est quelque chose que Isabelle Carré fait dans la vie, avant une situation qui l'angoisse, une conférence de presse, une rencontre importante. Elle se chante des petites chansons. Elle chantait, notamment, elle m'avait donné 2 exemples, la chanson du dessin animé Au pays de Candy et La mélodie du bonheur, le film magnifique de Robert Wise avec Julie Andrews, qui est une de mes actrices préférées en plus, et The Sound of Music. Et donc c'est quelque chose que j'ai pris volontiers. Donc c'est vraiment le film très proche aussi de ces deux acteurs, de leur caractère. J'aime ça, quand même, filmer aussi des acteurs qui donnent quelque chose de vrai d'eux-mêmes. Beh, e lei poi, appunto, Isabelle Carré, mi ha anche dato diverse idee, quindi non solo mi sono ispirato a lei, ma lei ha messo molto del suo, a proposito delle cose, per esempio il fatto di cantare, perché lei mi ha raccontato che nella vita reale, quando deve affrontare qualcosa che l'angoscia, che le dà ansia, come una conferenza stampa, una riunione importante, canticchia tra sé e sé per darsi sicurezza. E ha detto che le due canzoni che, diciamo, ogni tanto canta, una, diciamo, è credo di un film di animazione che si chiama Au pays de Candy, e l'altra era proprio la canzone cantata da Julie Andrews in Tutti insieme appassionatamente. Quindi lei mi ha fatto proprio questo esempio, che lei per sentirsi più sicura canta tra sé e quindi adoro appunto spesso dirigere degli attori che mettono delle cose loro nel film, perché secondo me è una cosa molto positiva, quindi entrambi comunque sono molto vicini ai loro personaggi. E Benoît Poulvord, je ne le connaissais pas, mais j'ai écrit en pensant à lui. C'est vraiment écrit pour lui, que j'avais vu dans beaucoup de films comiques. C'est un acteur de grand talent comique, mais j'avais pressenti qu'il avait quelque chose du personnage. E per quanto riguarda Benoît, io non lo conoscevo personalmente, non ci avevo mai lavorato, però ho scritto il suo ruolo pensando veramente a lui, anche perché invece avevo visto tanti dei suoi film, nei quali però interpretava sempre un ruolo comico, cioè tutte commedie, però avevo sentito che c'era anche qualcosa di diverso, c'era qualcosa in più che sicuramente sarebbe emerso in un film di questo tipo. C'est quelqu'un dans la vie qui est très extraverti, hein. Il serait là, il parle fort, il veut toujours faire rire tout le monde. Et finalement, c'est toute une histoire de stratégie. On a tous des stratégies pour être parmi les autres, pour trouver son rôle, pour arriver à être aimé des autres. Et lui dit une chose très juste. Il dit la meilleure façon de se cacher, c'est de faire beaucoup de bruit pour lui. Et c'est très joli. C'est vraiment lui. Chacun a sa manière de faire avec cette angoisse d'être au milieu des autres. E lui appunto nella vita reale, se uno lo incontra, è veramente un uomo molto estroverso, parla sempre a voce alta, ha sempre voglia di far ridere tutti, essere al centro dell'attenzione, insomma. Però secondo me alla fine ho scoperto che è un po' una strategia, tutti noi in misura maggiore o minore adottiamo, mettiamo in atto delle strategie per cercare poi di trovare la nostra collocazione, per trovare il nostro ruolo in mezzo agli altri, per essere apprezzati, per farci amare, per farci voler bene. Lui ha detto una cosa secondo me molto molto divertente, che ha
detto che la cosa, la maniera migliore per nascondersi è fare tanto rumore, fare tanta confusione. Ecco, secondo me ognuno di noi ha una strategia che lo aiuta a superare le piccole e grandi angosce che abbiamo tutti. In Francia, quando i giornalisti mi chiedevano se il ruolo aveva été difficile a jouer, mi disaient che no, e il n'avait eu qu'à m'imiter. Il me regardait, il m'imitait. In Francia, quando appunto alle conferenze stampa gli chiedevano se ha avuto qualche difficoltà a interpretare il ruolo, ho detto no, no, io guardavo il regista, lo imitavo e quindi è stato perfetto, è stato facilissimo, non ho avuto nessun problema. Buongiorno, volevo chiederle, adesso che il film, quando il film stava per essere presentato, l'ha vissuto con più ansia oppure è stata una liberazione raccontare finalmente anche questa parte di sé? E poi se l'ha subita l'enorme successo che ha avuto, perché ho letto dovrebbe aver avuto oltre un milione di spettatori in Francia. De toute façon, un anxieux trouve toujours des raisons de s'angoisser. Diciamo, uno che è ansioso di natura trova sempre un motivo per poter avere alta ansia, per essere sempre più ansioso, quindi qualunque esso sia, il motivo per essere ansioso lo trova sempre. Moi, j'ai fait des films qui n'ont eu aucun succès en France, et donc c'était un motif d'angoisse, et je me disais, ah, si un jour je faisais un grand succès, un film qui ferait plus d'un million d'entrées, ça irait mieux. Pouf. Pas tellement, en fait, parce qu'en effet, quand on s'inquiète, on se dit, bah, je ne retrouverai jamais ça. Enfin, donc on trouve toujours des raisons de nourrir son angoisse. C'est comme un monstre, en fait, hein, qui a besoin de nourriture. E appunto in passato quando ho realizzato i miei film precedenti che sicuramente non hanno avuto tutto questo successo mi angosciavo, dicevo ecco vedi il film non ha funzionato, non piace a nessuno, se facessi un film di grande successo visto da milioni di spettatori mi sentirei molto meglio, invece non è vero perché come dicevo prima ognuno poi trova la maniera per nutrire le proprie angosce, diciamo questa angoscia, quest'ansia è una specie di mostro che deve sempre essere nutrito, quindi ecco anche aver avuto tutto questo successo non è vero che poi mi ha liberato da questa ansia rispetto ai film invece che non hanno avuto successo. Mais ce qui est merveilleux, et moi c'est ma première comédie, hein. Vous avez de la chance hein, de ne pas avoir vu les films d'avant, parce que c'était très loin. Mais voilà, c'est quand même le bonheur, quoi. C'est quand même d'arriver à faire rire les gens. Là, c'est un vrai bonheur. Quoi. Je ne sais pas si j'en referai un jour une comédie, mais c'est un vrai bonheur quoi, de faire du bien avec un film. Et c'est vrai que moi, quand je pense à l'adolescent que j'étais, à 15 ans, j'y pense toujours à ça. Je sais que j'ai un film qui m'aurait fait du bien. Beh, e poi appunto questa è la mia prima commedia, voi avete avuto fortuna che non avete visto i miei film precedenti, ma erano veramente molto dark, cioè non erano film così allegri come questo, quindi per me essere riuscito anche a fare un film comico, una commedia, un film che fa ridere la gente, secondo me è stato veramente un grande passo e un grosso successo, non so se ci riuscirò di nuovo nel futuro, ma realizzare un film che a mio avviso può fare del bene agli spettatori è una grande soddisfazione, cioè io mi sento bene per questo. E ripensando alla mia adolescenza, appunto caratterizzata anche da questa ansia, da questa paura, ripenso che se avessi visto un film come questo a 15 anni probabilmente mi avrebbe fatto del bene. Senta, e come incasso, un milione di spettatori, cosa vuol dire per noi in euro? Si contano gli spettatori in Francia. Un milione di spettatori sono circa 7 milioni di euro. 6 milioni, 10 euro, 10 milioni, 10 milioni di euro. È una domanda per creare ansia. En Allemagne, j'espère en Italie, ce sujet concerne les gens. Au Japon, c'était incroyable, les journalistes me disaient, mais vous avez fait un film sur les Japonais. C'est vrai que, avec cette pudeur extrême qu'ils ont, la peur toujours de blesser l'autre, et tout ça, ils se sont vraiment reconnus quoi, dans ce film qui a eu aussi un petit succès là-bas, et tout ça, parce que. Donc c'est quand même un sujet universel, je crois. Je n'aurais jamais pensé à ce point même. Mais la peur du regard de l'autre, le manque de confiance en soi, comment vivre ensemble, voilà, je crois que c'est
sono molto felice comunque del successo, al di là dei calcoli, diciamo, però sono sicuramente felice e ho trascorso questo anno in giro un po' per il mondo ad accompagnare il film e sono rimasto veramente sorpreso che comunque ha avuto successo, è stato recepito in Giappone, negli Stati Uniti, in Macedonia, in Germania, spero anche in Italia. In Giappone è stato un piccolo caso, cioè i giornalisti mi dicevano ma lei ha fatto film sui giapponesi e io sicuramente mai avrei immaginato che questo film potesse essere considerato un film sui giapponesi, perché in effetti col segno del poi, pensando alla loro riserva, alla loro discrezione, alla loro formalità, alla loro gentilezza, alla paura sempre di ferire gli altri, in realtà probabilmente tutto questo nasconde, ecco, tutte queste ansie, tutte queste paure. Quindi alla fine di quest'anno di viaggi mi sono reso conto che ho toccato un argomento che è molto universale, perché alla fine la paura dell'altro, la mancanza di fiducia in se stessi è qualcosa che accomuna più o meno le persone in qualunque parte del mondo, e quindi sicuramente questa è una cosa che mi rende felice, anche perché sicuramente in Giappone non ha avuto il successo che ha avuto in Francia, ma insomma è stato un piccolo caso per loro.